Io non posso, per conquistare la vostra fiducia, vantare ritratti o trionfi o consolati dei miei antenati, ma se necessario posso mostrare lance, stendardi, falere, altre decorazioni militari e infine le cicatrici che mi attraversano il petto. Questi sono i miei ritratti, questa è la mia nobiltà. Non mi è stata lasciata in eredità come la loro, ma l'ho conquistata a prezzo di innumerevoli fatiche e pericoli. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e qui con me c'è sempre Costantino, il mio socio questa volta. Ciao Costa. Buonasera a tutti, ciao Rick, grazie per il socio. Speriamo non finisca come i soci che tratteremo No, adesso. assolutamente. Oddio, noi la Civil War la portiamo avanti nelle interviste, quindi comunque. Beh, sì, è un po' più pacifica, però insomma, in un certo senso ce l'abbiamo già. Meno male, direi, insomma. Meno male, sì. Allora, facciamo un po' come al solito il riassunto delle puntate precedenti. Dove eravamo arrivati? Perché ci aspetta un mese non da poco, insomma, Il mese dell'ascesa dei Giuli, attraverseremo tutto il periodo che arriva fino alla costituzione dell'Impero Romano, insomma, attraverseremo personaggi del calibro di Caio Giulio Cesare e Ottaviano Augusto, quindi insomma, No tenetevi spoiler, pronti. no spoiler. No, no, e beh, insomma, che spoiler, lo sa, si sa, si sa. Vabbè, però adesso, capito, lasciamoli un po' nel mistero, magari uno non lo facciamo. No, no, li Mai facciamo, vero, noi non li facciamo. impossibile, lo Mai sanno vero, benissimo. impossibile. Però siamo ancora un passo indietro e siamo oggi a trattare due personaggi che insomma secondo me non hanno quasi niente da invidiare a No, quelli due che abbiamo figure citato, enormi, diciamo, della storia esatto, che romana. sono Mario e Silla, ma abbiamo bisogno di fare un piccolo passo indietro. Ora siamo arrivati al momento in cui Roma è praticamente la più grande potenza del Mediterraneo. Praticamente i suoi domini vanno tra la Spagna, la parte della Gallia, l'Anatolia, la Grecia, l'Africa, tutti conquistati ovviamente con la guerra, quando mai, ma con lezioni ovviamente di grandi uomini che abbiamo già visto, insomma, molti sono stati cavalieri, no? Dell'antica Repubblica, come li abbiamo chiamati, e che abbiamo già visto un pochino nel mese di giugno. In questo prossimo capitolo della saga, ovviamente ci entriamo in realtà sovrapponendoci un po' a quello che abbiamo già trattato, perché il periodo luminoso di cui parliamo è quello di uno dei nostri cavalieri, ovvero Scipione l'Emiliano, quello che noi abbiamo conosciuto come il distruttore di Cartagine. Questa persona poco, poco, diciamo, rancorosa verso chi fa dei torti a Roma. Beh, sì, insomma, poi sarebbe anche fargli un torto, poverino, ricordarlo solo per la distruzione di Cartagine, perché ha fatto anche altre cose, insomma. Certo, ha distrutto ben altro. Beh, sì, insomma, ha definitivamente soppresso le rivolte in Spagna, che, come abbiamo visto nella scorsa puntata, non erano proprio roba da poco, insomma. Ha distrutto Numanzia nel 133 a.C., anche quello l'abbiamo visto. Insomma, dopo tutte queste belle cose, lui ottiene l'incarico di comandante, arruola una nuova legione, diciamo, da affiancare a quelle che già erano stanziate in zona, e decide però di arruolare questa legione in un modo diverso, cioè anziché attraverso la leva obbligatoria, attraverso la leva volontaria, quindi, diciamo, puntando soprattutto a quella zona, ovviamente sempre un po', diciamo, clientelare, no? Della sua gens, quindi la gens Cornelia, e in questa zona ritroviamo il primo dei nostri protagonisti, perché c'è un ragazzo di una ventina d'anni, Arpinate, che si sta affacciando da poco alla vita politica, diciamo, cittadina di Roma. Un certo Gaio Mario. Esatto, proprio lui. Non abbiamo mai sentito parlare, della sua famiglia, e poi lui rimane sempre come Gaio Mario, effettivamente perché non è proprio una famiglia di rango nobiliare, ecco. Come abbiamo anche potuto sentire direttamente da lui nelle parole, no? Che tu hai detto nell'introduzione, da Sallustio. Però, se dessimo ascolto al nostro buon Plutarco, che di solito è una fonte per noi affidabile, Mario sarebbe di estrazione poverissima e addirittura miserabile, cresciuto nell'ignoranza e per nulla istruito alla vita politica. Nella realtà dei fatti non è proprio così, nel senso che, a parte che nessun altro degli storici che abbiamo di riferimento ne parla in questi termini, però possiamo pensare che Plutarco abbia avuto un qualche storico, diciamo, di stampo sillano. No? Quindi dalla parte del nemico di Mario, poi vedremo, no? È una cosa che racconteremo poi successivamente.
quindi si basa su qualche fonte di stampo nemico che magari a noi non è arrivata, perché soltanto una fonte così faziosa avrebbe potuto usare certe accuse per screditare questo uomo del popolo. La verità però è che Mario cresce in una famiglia che appartiene agli Equites, quindi a quella casta sociale che abbiamo già conosciuto e che adesso inizia ad affacciarsi alla vita politica e non soltanto a quella economica. Mario nasce appunto in una famiglia di Arpino, che è un paese nel Lazio, quindi non faceva parte propriamente della cittadinanza romana vera e propria, che è una famiglia dedita all'allevamento e all'agricoltura ed è incentrata su quei valori tradizionali tipicamente romani, no? Quelli che piacevano molto al nostro Catone, il censore. Esatto, esatto. Ed è proprio, riceve questo tipo di educazione che nella nuova società romana è un po' datato, diciamo, no? È antiquato. Per esempio uno studia il greco, non sa assolutamente nulla di greco. Non è esperto di filosofia, non è un grande oratore e questa cosa sarà peraltro suo cruccio perché gli sarà sempre rinfacciata dai suoi avversari politici in tutte le sue vicende. Plutarco ci dice che pensava che non valesse la pena studiarlo perché era la lingua degli schiavi, insomma, vabbè, non è, adesso un po' meno Mario, insomma, un po' esagerato, no? Beh, no, non lo so, non lo so, io un po' gli do ragione, no? Sono mariano, no. Comunque, in gioventù in realtà si avvicina alla religione, ma più da un punto di vista pratico, diciamo, che teologico, nel senso che, come molti romani, la religione è sempre molto vicina alla superstizione e un bravo politico sapeva anche come amministrare questi discorsi, no? Tant'è che peraltro in età tarda diventerà un augure, pur non volendolo. Cioè, certo, gli viene appioppata la possibilità di essere un augure, no? Tanto che lo storico Valerio Massimo, nel suo 9 libri di fatti e detti memorabili, lo definisce preparatissimo nella religione, diciamo, nella sapienza religiosa. Ma comunque da subito mostra una spiccata tendenza a voler fare politica. E per questo, come ogni romano che si rispetti, si deve passare dalla vita militare. Quindi la prima cosa che fa è si arruola come volontario, come hai detto tu prima, per seguire Scipione Emiliano in Spagna. E qui si distingue molto. C'è un piccolo contributo che ci dice che in un'ispezione a sorpresa il suo cavallo risulta quello meglio sistemato e organizzato, il suo mulo quello più curato e pulito, quindi una manutenzione della sua dotazione militare ineccepibile. Però non è l'unico encomio a quanto pare, perché quando torna da Roma, cioè a Roma da questa spedizione, viene nominato tribuno militare e subito parte per una nuova campagna militare nelle isole Baleari in Spagna sotto un esponente della famiglia che era patrona di quella di Mario, i Cecili Metelli, che erano una famiglia molto potente e molto nobile a Roma. Torna da questa campagna e i Metelli, per ringraziarlo, lo fanno nominare tribuno della plebe, perché ovviamente le amicizie contano. Ed è la prima carica politica della sua carriera. Ed è una carica che esercita con una libertà che lo manda un po' nelle antipatie dei Metelli, nel senso che non fa quello per cui è stato eletto, si può dire, no? Sì, ti abbiamo mandato lì e comportati bene, invece... Esatto, invece lui si comporta un po' come vuole e infatti perde un po' questo appoggio in futuro, anzi, con il passare del tempo si deteriorerà sempre di più, vedremo come. Quindi a questo punto, unitamente alla vita politica, visto che per un po' di tempo non riesce a candidarsi o comunque a ottenere, no, delle amicizie politiche, opta per la seconda azione che si fa di solito quando si vuole salire, ovvero un matrimonio strategico. Ovviamente i Metelli non vogliono saperne di concedere a un uomo di estrazione più bassa, ma soprattutto che fa le cose di testa sua, una loro esponente. A quel punto, nel 110 avanti Cristo, Mario sposa Giulia, sorella del capofamiglia di una gens che è sì molto antica, Gaio Giulio Cesare. È una gens che risale ai primissimi tempi di Roma, ma ormai caduta nel dimenticatoio. Questa famiglia ovviamente ci tornerà utile, come capite, visto che, insomma, questa nuova fase, no, delle nostre vacanze romane è l'ascesa dei Giuli. Diciamo che un certo nipotino... Già, un certo nipote, esatto. Ce lo ricorderemo a un certo punto. Ce lo ricorderemo. Comunque, a quel punto non si sa bene se questo matrimonio gli abbia dato, no, del favore, però viene eletto vicecomandante di Quinto Metello, quindi uno dei suoi patroni, diciamo, che era in partenza verso l'Africa, dove c'era questo re numidico Giugurta che si era fondamentalmente ribellato a Roma e necessitava una raddrizzata.
No? Ovviamente, no? Come al solito succede quando ed era già qualche anno che questa guerra andava avanti e stava portando non pochi problemi. Mario viene scelto probabilmente anche per le pressioni che l'ordine equestre cominciava a fare agli aristocratici, nel senso che visto il prolungarsi della guerra e l'incapacità di molti comandanti che si pensava no, che si avesse la mano troppo dolce, che magari si scendeva a patti con questo re, quindi loro volevano saperne di più e volevano un loro esponente nelle alte sfere militari, e quindi Gaio Mario era la persona giusta. Nonostante svolge il suo lavoro al meglio, non può opporsi nel giocare un ruolo in questa lotta politica tra aristocratici e popolari, no? Populares. Per questo ottiene la possibilità, grazie ai suoi amici, di partire per Roma e riesce a convincere il Senato a farsi votare come console per l'anno successivo e sostituire quindi proprio quel Quinto Metello, che comunque faceva parte della sua famiglia, no? Patrona, perché dice: secondo me lui ha la mano troppo morbida, grazie a me vinceremo questa guerra. Ottiene questo consolato, ovviamente con lo scalpore dei Metelli che se la legheranno al dito. Beh, insomma, torna in Africa e comprende che fondamentalmente non era troppo scarso questo Quinto Metello. Purtroppo era difficile combattere direttamente con i Numidi, che ovviamente avevano un esercito più mobile. Quindi si risolve che alla fine l'unica cosa che deve fare è catturare direttamente Giugurta. Per fare questo si allea con Bocco, re di Mauretania e suocero di Giugurta, perché questo Bocco non credeva possibile la vittoria contro l'esercito romano. Giugurta viene catturato e Mario, in quanto generale vittorioso, viene celebrato con il trionfo. Ovviamente tutta questa zona di cui parliamo era quella che nelle puntate precedenti avevamo visto in mano a Massinissa, no? L'alleato di Roma. Certo, quindi, insomma, assolutamente. La situazione era un po' cambiata, poi Massinissa era morto, quindi c'era un po' di caos, e quindi alla fine, ovviamente, come spesso succede, poi a un certo punto Roma è dovuta entrare, diciamo, a gamba tesa, no? Di nuovo, come si dice? Per l'ennesima volta. Esatto. Comunque, dopo qualche anno, in cui Mario in realtà per una serie di anni consecutivi viene eletto console consecutivamente, e viene nuovamente però scomodato per una minaccia militare. Al nord, popolazioni barbariche, che a quel tempo i romani non avevano ancora ben delineato e chiamavano tutti Galli, cioè riconoscevano le varie tribù, però per loro erano tutti Galli, anche se già qualcuno cominciava, no, a dire: però distinguiamo geograficamente, diversi, certo. Non era ancora ai tempi di Cesare, di Tacito, poi successivamente, che riusciranno, no, a dare una delineazione fatta bene. Comunque, questi Galli, alcune tribù di questi Galli, tra cui i più importanti erano i Cimbri e i Teutoni, si erano spinte più volte nei territori di una provincia romana, la Gallia Narbonese, ovvero il sud della Francia, e avevano sconfitto numerosi eserciti guidati da esponenti dell'aristocrazia. A quel punto i popolari dicono: beh, ci siamo stufati, è ora di battere questi barbari, dateci la possibilità di eleggere il nostro comandante, perché ci deve andare lui, il nostro Mario. Peraltro poi la sconfitta, diciamo, fu una, insomma, di quelle ovviamente più epocali, no? Contro questa cosa, fu dovuta proprio al disaccordo tra i due comandanti, comunque di estrazione aristocratica, che erano Quinto Servilio Scipione e Cneo Mallio Massimo, che diciamo non riuscirono in qualche modo a mettersi d'accordo su questa strategia da adottare, quindi praticamente ci fu una sconfitta terribile nel 105 avanti Cristo, che probabilmente scosse parecchio, insomma, l'opinione pubblica, e tanto che a un certo punto, insomma, arrivò Gaio Mario a cercare un attimo di rimettere a posto la cosa. Esatto, quindi il partito aristocratico accetta, nella speranza sostanzialmente anche che Mario magari perdesse e si desse, no, una calmata, no? E invece, nella realtà dei fatti, nonostante non fosse rispettato, perché comunque peccava in talune cose in cui invece un vero politico romano doveva eccellere, Mario arriva e sistema le cose. In pochi anni, in 2-3 anni, infligge queste due sconfitte durissime alle tribù, certo, barbare, prima i Teutoni nei pressi di Aque Sextie, cioè al confine tra Italia e Francia, e successivamente invece i Cimbri nei pressi di Vercelli, in un luogo chiamato Campi Raudi, insieme però all'altro console, che però all'inizio aveva subito, diciamo, una prima sconfitta, poi successivamente si ricongiunge con Mario e si vince.
gli aristocratici ovviamente qui cercano subito di dare a questo, no, a Lutazio Catulo la vittoria, no, l'onore della vittoria. Nella realtà dei fatti tutti sapevano che era stato Mario, no, a vincere. Beh sì, anche perché insomma aveva anche riorganizzato l'esercito, cioè, esatto, aveva fatto tutto, quindi, insomma, aveva fatto tutto quello che doveva. Aveva fatto tutto quello che doveva, però nella realtà dei fatti le persone, insomma, gli aristocratici continuavano a guardarlo, certo, di cattivo occhio. Peraltro c'è una serie di, viene eletto 5 volte, che è una cosa che non è mai esistita ovviamente nella storia romana. Poi nel 100 avanti Cristo reprime una rivolta popolare, diciamo, a seguito delle proteste che il senato aveva fatto su alcune leggi che lui aveva proposto per la redistribuzione delle terre ai veterani e l'abbassamento dei prezzi del grano da parte dello Stato. Finiti insomma questo periodo qui e questa rivolta, lui parte per l'Oriente e per qualche anno tutto tranquillo. Beh, insomma, tutto tranquillo, diciamo che... Ah no? C'è un attimo una situazione un po' particolare, che comunque era da qualche anno che si trascinava, l'avevamo già visto nelle scorse puntate. È una bomba vera e propria che era stata innescata già insomma dalla fine della Seconda Guerra Punica, anche quando abbiamo parlato dei cracchi, abbiamo visto insomma piano piano aggravarsi questa cosa. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della situazione degli alleati italici, i cosiddetti soci, che insomma abbiamo già trattato abbondantemente, no, nelle scorse puntate. Però la situazione, anche alla luce di quello che abbiamo visto, era molto cambiata, perché se insomma all'inizio del secondo secolo noi parlavamo di una Roma che si affacciava all'Italia, e se vogliamo un po' semplificare, l'estero per Roma era il resto dell'Italia, no? E quindi, certo, ovviamente poi le differenze etniche e culturali che c'erano con gli altri popoli italici erano molto marcate, e il campo da gioco di Roma appunto era l'Italia. Ma adesso le cose erano cambiate parecchio, perché insomma Catone se ne faccia una ragione, era arrivato l'ellenismo, e quindi in un certo senso... Ci dispiace Marco, se puoi sentirci ci dispiace. Dubito che possa sentirci, ma gli faremo arrivare il tuo dispiacere. Comunque insomma Roma si era aperta verso il Mediterraneo e questa apertura aveva un po' appiattito tutte le differenze. Tutte le aristocrazie italiche volevano quello che oggi, con un termine un po' contemporaneo, chiameremo il passaporto romano, no? Cioè, certo, in un certo senso volevano avere tutti i benefici della cittadinanza romana, anche perché la cittadinanza romana di benefici ne davano un pochi, insomma pensiamo alle distribuzioni di frumento alle quali accedevano solo i romani, i terreni da coltivare quando c'era da assegnarli si assegnavano solo ai cittadini romani. Ma poi insomma, a parte questi benefici un po' più materiali, c'era tutto un discorso di rappresentanza politica, no? Anche perché, sebbene gli alleati italici fossero strettamente coinvolti nei destini di Roma, però non potevano assolutamente prendere parte alle decisioni politiche, economiche e militari. Cioè, abbiamo visto nelle scorse puntate, no? Gli alleati italici praticamente avevano a volte anche 2/3 dell'esercito, diciamo, di tutto l'esercito che schierava Roma era composto da alleati italici, quindi... Certo, assolutamente. Lo abbiamo visto anche, no, con i Cimbri e i Teutoni, anche lì il problema era questo, che insomma c'era una grande presenza di italici che però non trovava rappresentanza politica. Insomma, per stringere, gli italici volevano passare un po' alla cassa, no? Abbiamo contribuito, certo, così tanto, a un certo punto... Battevano cassa, cosa. Sì, esatto. Sì, dai. Ce lo racconta bene Velleio Patercolo, che in realtà scrive più tardi, scrive all'epoca di Tiberio, ma che comunque aveva un certo interesse nella vicenda, perché sembra che nel suo albero genealogico ci fosse insomma una famiglia italica che prese parte al conflitto. Lui cita Minato Maggio, che era un suo trisavolo, da Eclano o Eclano, vicino Avellino, e ci dice che insomma gli italici si sobbarcavano ogni anno per ogni guerra un enorme contributo, ma poi alla fine venivano disprezzati, lui dice addirittura, come nemici e come stranieri, nonostante fossero uomini della sua stessa razza e del suo stesso sangue. Quindi questo riprova del fatto che venivano in un certo senso considerati come cittadini di serie B, anzi non cittadini, cioè persone di serie B, quando insomma la realtà dei fatti era diversa. Diciamo, si era finita in una situazione in cui questa divisione era un po' fuori dal tempo. E quindi che succede? Succede come al solito che basta un episodio, no? La classica goccia che fa traboccare il vaso. E qual è, certo, la goccia? Assolutamente. La goccia è l'assassinio di Druso, tribuno della plebe, che stava portando avanti queste istanze italiche per far riconoscere loro la cittadinanza. A un certo punto, probabilmente l'aristocrazia romana, no? Quella parte di aristocrazia che come al solito non voleva cambiamenti così radicali, che succede? Druso viene ucciso. E quindi inizia molto la guerra. Molto bene allora. Tutto beh sì, sì. Inizia la guerra, una guerra che all'inizio, c'è da dire, viene un po' sottovalutata da Roma.
che probabilmente non ne capisce la portata, ma a un certo punto questa guerra si allarga enormemente a macchia d'olio, prima ad Ascoli, dove Quintio Servilio Scipione, diciamo il suo legato Fonteio e tutti i romani residenti in città furono massacrati. Cioè, immaginiamoci tutti i romani presenti che vengono massacrati da degli italici, quindi veramente una scena, insomma, abbastanza brutta e secondo me di una portata eccezionale. Posso dire che l'uccisione di tutti i romani in un posto X in questo periodo è molto, molto gettonata, perché poi vi do un piccolo spoiler, succederà a breve anche da altre parti. Eh beh, sì, certamente, ma infatti secondo me rende anche bene l'idea, insomma, anche del risentimento, no? Che c'era covato a lungo termine, come spesso poi accade, no? Queste cose poi esplodono, ed esplodono ovviamente nei modi più assurdi, più cruenti, certo. Ma non solo ovviamente ad Ascoli, si estende poi lungo tutto l'Adriatico, dove si ribellano i Vestini, i Piceni, insomma altri popoli, nell'Appennino centrale, dove ci sono i Marsi, i Perigni, e nell'Appennino meridionale, dove ovviamente, Costantino, secondo te chi è che non vedeva l'ora? Ma guarda, ti direi i Sanniti forse. Beh, insomma, ovviamente sembrava che non aspettassero altro, ovviamente insieme, non da soli, insieme agli Arpini, i Lucani. Insomma, si estende questa ribellione in maniera abbastanza grande, tanto che gli italici si danno una capitale, Corfinium, che viene ribattezzata Corfinium Italica, proprio, insomma, forse a rimarcare, no, questa sorta di unità. Certo. E non solo, anche una vera e propria struttura politica che bene o male ricalca quella del modello romano, cioè si danno due consoli, uno dei Marsi, uno dei Sanniti, un'assemblea, diciamo, di senatori, addirittura coniano delle monete. Monete in cui una delle due facce riproduce, diciamo, una cerimonia che è il giuramento di fedeltà degli italici contro Roma, mentre sul lato opposto, che è forse il lato un po' più famoso, perché lì compare per la prima volta la scritta Italia. Intesa proprio come ovviamente la Lega Italica, no? Cioè le varie tribù italiche che si uniscono contro Roma. Ovviamente non tutti remavano nella direzione, diciamo, di completa rivalsa contro Roma. Altri continuavano a volere solamente la cittadinanza romana, quindi insomma c'era anche un po' di diversità di vedute, diversità che poi sarà cruciale, come vedremo, per la soluzione di questa guerra. Però insomma ci dà, secondo me, la sensazione di quanto la situazione fosse particolarmente grave. Da questa rivolta rimangono fuori, diciamo, un nome eccellente, insomma, quello degli Etruschi, no? Gli Etruschi, gli Umbri, ma anche tutte le città latine della Magna Grecia, quindi Roma aveva ancora, insomma, degli alleati dalla sua parte. Però, ecco, un dettaglio secondo me particolare è che noi non dobbiamo immaginarci questa guerra come, per esempio, erano state le guerre sannitiche, no? Ci diceva Livio, vi ricordate, popoli diversi che non si conoscevano e si temevano, no? In realtà questi erano popoli fratelli, cioè di fatto erano quasi lo stesso popolo ormai, cioè persone che avevano combattuto allo stesso modo, cioè lo stesso addestramento praticamente, le stesse tattiche, anche sotto gli stessi comandanti, cioè ci dobbiamo immaginare persone che magari avevano servito insieme in una guerra che si ritrovano all'improvviso a combattersi a vicenda. Insomma, la portata è quella di una vera e propria guerra civile, potremmo dire, no? E a questo punto, diciamo, Roma a un certo punto capisce che forse le cose vanno prese un attimo seriamente e, diciamo, decide di calare l'asso, anzi gli assi, potremmo dire, perché i consoli, come spesso accade, l'abbiamo visto anche in passato, si spartiscono i fronti, no? C'è Publio Rutilio Lupo a nord, in compagnia di un certo Caio Mario, che insomma abbiamo visto, e anche Cneo Pompeo Strabone è la puntata dei parenti illustri, che sarà il padre del futuro Pompeo Magno. Quindi, insomma, non sarà l'unica puntata da parenti illustri, perché no, assolutamente la situazione è molto lunga. E loro a nord sono contrastati dal marso Quinto Poppedio Silone, che era il capo, diciamo, della Federazione Italica. Ma se vedi anche il nome, no? Mentre i nomi precedenti, quando combattevano come popoli diversi, erano comunque in un certo senso distinti, certo. Adesso anche i capi loro si chiamano prenomen, nomen e cognomen. Certo, esatto. Sono fondamentalmente ormai uguali, invece no. Sì, lo vediamo assolutamente. A sud, invece, l'altro console, Lucio Giulio Cesare, non vi emozionate, non è ancora lui, no, è un certo Lucio Cornelio Silla, personaggio che adesso, insomma, andremo a trattare un pochino meglio, diciamo, combattono appunto sul fronte meridionale. Il console Publio Rutilio Lupo muore in combattimento, a quel punto Mario ovviamente ha la strada spianata per guidare lui l'esercito, e diciamo la guerra comincia in maniera abbastanza violenta.
guerra che non fu affatto facile. Mario, nonostante la sua esperienza, nonostante insomma la sua che capacità, no, militare che abbiamo visto, era in difficoltà. Plutarco stesso ci dice che forse la vecchiaia aveva spento in lui l'energia e l'ardore di sempre, insomma aveva 65 anni, quindi diciamo che era arrivato a una certa età. Vince nonostante tutto una battaglia importante, secondo Plutarco, in realtà due secondo altre fonti. Comunque la guerra, diciamo, è talmente importante, è talmente difficile che insomma si divide in diversi fronti. Insomma, il segno del fatto che Mario riesce comunque a portarla avanti con un contributo, nonostante l'età, nonostante insomma la situazione difficile, è segno del fatto che insomma si sta andando verso una guerra molto lunga, molto difficile, ma allo stesso tempo che in un certo senso deve essere combattuta, perché ne va del destino di Roma, no? Certo. E a un certo punto, pensa, per citare sempre un episodio particolare, Plutarco ci racconta che Mario incontra Pompeio Silone, quello che abbiamo visto prima, il capo della Federazione Italica. Silone lo provoca, no? Gli dice: beh, se sei un grande comandante, Mario, vieni qui e combatti. Mario, insomma, con uno certo spirito, no, che ci tradisce il fatto che magari l'età era avanzata, ma insomma il personaggio era ancora di una certa levatura, gli risponde: beh, se sei un grande comandante tu, allora costringi me a combatterti anche se non voglio. Quindi insomma, diciamo che la guerra si combatteva vagamente irriducibile il buon Mario. Certo. Si combatteva un po' sul filo. Mario comunque poi lascerà il comando anche per via del cattivo stato di salute. La guerra va per lungo, tanto che il console Lucio Giulio Cesare preferisce a un certo punto la soluzione diplomatica, tant'è che vara una legge, la Lex Iulia, appunto, che in realtà poi, grazie anche al contributo di leggi e insomma diciamo soluzioni simili, però danno un'enorme svolta alla guerra, tant'è che in pratica, grazie a questa legge, la cittadinanza agli alleati rimasti fedeli viene assicurata, ma tutti coloro che avrebbero deposto le armi sarebbero stati, diciamo, insigniti della cittadinanza romana. Ovviamente questa cosa dà uno scossone alla guerra incredibile, perché come abbiamo visto prima, no, c'era un po' di diciamo divergenza su quali dovessero essere gli obiettivi della guerra. A un certo punto viene concessa la cittadinanza, ovviamente la Federazione Italica non è più così salda, no? E quindi ovviamente la rivolta si placa. Ovviamente non dobbiamo pensare che da un giorno all'altro le armi vengono deposte, assolutamente, soprattutto al meridione, tanto che Silla ha modo di mettersi in luce, perché tra l'altro ovviamente lui va fa questa spedizione al sud, sopprime le ultime resistenze in Campania e ovviamente neanche lo stiamo a dire nel Sannio, e la guerra poi nell'88 avanti Cristo finisce con la conquista di Nola da parte proprio di Silla, che viene eletto console, cosa che a questo punto direi suggella, no, la definitiva consacrazione del mondo politico romano, cioè un'altra stella di cui adesso insomma andremo un po', esatto, a vedere quanto sarà importante. Dobbiamo capire il perché è diventato così importante. Comunque, cioè, va detto che adesso finalmente, no, è tutto a posto, tutto tranquillo, tutto assicurato. Ovviamente no, che neanche è finita sostanzialmente la guerra, che Roma ha subito contro un nemico, che è un re orientale che da subito aveva, cioè erano già più di qualche anno, no, che faceva movimenti strani e che sembrava intenzionato a conquistarsi un suo regno più grande, che riguardava tutta l'Anatolia, quindi la Turchia e tutta la Grecia, ma anche l'Asia Minore, volendo, erano, perché no. Stiamo parlando di Mitridate VI, re del Ponto. Che aveva fatto questo Mitridate? Già negli anni precedenti ci aveva provato, ma non c'era riuscito, e adesso, in questo periodo, visto che Roma era impegnata in altro, cioè tutti i suoi migliori soldati o comunque generali erano impegnati in altro, attua una serie di detronizzazioni con cui depone tutti i re clienti di Roma, gli alleati di Roma, e li sostituisce con uomini a lui fedeli, tra cui anche familiari e quant'altro, destando l'ira del Senato romano, che più volte aveva cercato, no, di dirgli: evitiamo, non fare questo tipo di cose, ma così. A un certo punto Roma ha finito i suoi problemi interni, vede che fa Mitridate, e Mitridate risponde sostanzialmente invadendo la Grecia, cominciando insomma a invadere la Grecia, ma soprattutto operando un massacro di cittadini sia romani ma anche italici presenti in Asia Minore, e si parla qualcosa di qualcosa come di 80.000 morti.
A quel punto Roma deve inviare, no, finalmente il generale per comandare questa guerra. E chiaramente le due fazioni politiche tornano a scontrarsi, perché da una parte c'è Mario, che nonostante abbia, no, 66 anni, 67 anni, quanti ne ha lui, no, in realtà di più, se quasi 70 comunque, certo. Ed è riconosciuto come, dal popolo è riconosciuto come un vero e proprio monumento nazionale, i retori addirittura lo proclamano nuovo fondatore di Roma dopo Romolo e Furio Camillo, non ci vuole andare in pensione, cioè non vuole starsene, inesauribile. Esatto, per affari suoi. Quindi pensa comunque a questa spedizione come, no, a un giusto coronamento della sua attività politica, certo, che per tutto il correre è stata comunque viziata dallo scontro contro questa aristocrazia che lo ha sempre deriso e che non gli ha mai permesso, no, di far parte di quell'entourage, no, di quell'establishment. Lui era un homo novus, no? Cioè una persona, esatto, che si era fatta da sola, potremmo dire, con un termine un po' improprio, esatto, di oggi. Dall'altro lato, no, c'è proprio questa aristocrazia senatoria che deve mettergli contro un suo candidato, un uomo che potesse valere agli occhi del popolo. Tra i più accaniti oppositori di Mario, peraltro, c'erano proprio i Metelli, no? I Cecili Metelli di cui sopra, perché ovviamente non l'avevano mai perdonato. Non vedevano l'ora. Una serie di porcate incredibili, agendo non per conto loro, che erano i suoi patroni, ma per conto suo. E quindi a quel punto spingono proprio Silla, perché Silla era comunque nobile, era un comprovato generale, perché comunque durante la guerra sociale aveva dato il suo certo, valore, ma soprattutto era stato un sottoposto nelle campagne di Mario, sia in Numidia e all'inizio di quelle in Gallia, salvo poi passare sotto l'altro console, perché comunque evidentemente non c'era proprio buon sangue. Comunque questo Silla chi era? Era discendente di una gens comunque importante, perché la gens Cornelia, si chiamava Lucio Cornelio Silla, come abbiamo detto, ma di un ramo secondario e ormai ben decaduto. Era, pur essendo nobile, comunque di una nobiltà alta, era molto povero, quindi fino oltre i 30 anni non poteva ambire a nessuna carica politica, perché non aveva i soldi per sostenere questo ingresso nell'aristocrazia senatoria. E si dice che peraltro per il suo sostentamento si fosse fatto mantenere da una vecchia prostituta, da un'anziana prostituta, che peraltro alla sua morte lo fa erede di tutto, e questa eredità gli procura i soldi per accedere a questo rango senatorio di cui ormai faceva parte. Dato tutte queste cose, insomma, è il candidato perfetto, perché ovviamente detesta Mario, perché lui l'ha servito contro Giugurta, ed è lui a dire che sia stato proprio lui a convincere Bocco di Mauretania a tradire Giugurta per farlo catturare. Peraltro è stato proprio lui a catturarlo, certo, fisicamente. Poi sai, qui quando si combatte, no, dalla stessa parte, si è in cerca di gloria, perché comunque sono due personaggi anche ambiziosi, no? Che comunque vogliono ottenere un certo status, insomma, neanche poco, normale. Neanche poco. Poi succede che comunque lui è stato pretore urbano, però quindi a Roma. Nel 96 poi diventa propretore in Cilicia, ed è il primo magistrato romano a incontrare il regno dei Parti. Questo lo segnerei, perché tornerà. E come se tornerà. Però è un'altra storia. Il Senato fa dunque leggere Silla. Riesce a fare leggere Silla, suscitando l'ira del vecchio Mario. Silla se ne va nel sud Italia, aspettando le legioni per partire. Invece Mario che fa? Convince un tribuno della plebe, sul Picio Rufo, a far votare un'altra legge per togliere il comando a Silla e darlo a lui, perché era giusto che lui partisse. Mario ha 70 anni, siamo nell'87 avanti Cristo. La cosa suscita ovviamente l'ira di Silla, che va dalle legioni, le convince a uccidere i tribuni che erano stati mandati intanto per avvertire del cambiamento di comandante in attesa di Mario, li fa uccidere e marcia su Roma. Fu la prima marcia su Roma da parte di un cittadino, e che varca il Pomerium con la spada in pugno. Beh, insomma, cioè, grave, Molto grave. Succede questa cosa per la prima volta, e la cosa desta così tanto scalpore che Mario e i suoi fuggono, perché comunque non era mai successa una cosa del genere. Si calmano le acque, Silla, diciamo, organizza un attimo la vita, vengono eletti un Mariano e un Sillano, diciamo, come consoli, e a quel punto si può imbarcare verso la Grecia con 30.000 soldati. Perché proprio la Grecia come prima tappa? Perché i greci, dato che comunque Mitridate aveva riportato le sue prime vittorie, no, in Asia, aveva preso vari regni clienti, li aveva portati sotto di sé,
si erano quindi ribellati e guardavano a lui come a un nuovo Alessandro Magno, quindi si erano proprio messi dalla sua parte, un liberatore, no? Quindi lui per prima cosa Silla arriva e va, vabbè, conquistiamo Atene. Non aveva neanche le navi ancora, però lo fa. Prende Atene nell'86 a.C. è presa. La fa saccheggiare e in quel caso, nonostante non la fa distruggere, perché evidentemente non aveva la stessa attitudine, no, del nostro Scipione Emiliano, no. Però fa saccheggiare la città dei legionari e vendica l'eccidio dei romani, no, operato da Mitridate. Quindi si vendica per quello che era successo in Asia. A quel punto Silla continua a riportare numerose vittorie in Grecia, mentre un altro esercito comincia a combattere in Asia riportando altre vittorie. La battaglia più importante che Silla combatte in Grecia è la battaglia di Cheronea, dove secondo Livio muoiono più di 100.000 nemici. È comunque una grande battaglia. Esatto. Tutte queste grandi vittorie costringono Mitridate a riconsiderare le sue mire. In 2 anni una guerra che stava andando male si traduce in una grande vittoria e il Ponto accetta, diciamo, di essere, no, di nuovo nella sfera di Roma, più o meno. Certo. A proposito di Roma, che succede a Roma? A Roma Gaio Mario vince, o meglio, i suoi, diciamo, continuatori, no? I continuatori del suo ideale, i suoi populares. Perché? Che succede? Quando parte Silla, Mario riprende coraggio, torna a Roma, fa diventare console un suo uomo, quindi, come abbiamo detto, Cinna, e praticamente che fa? Come prima cosa si vendica di quei senatori, no? Di quelli più accaniti contro di lui, e come ne uccide un po', fa dichiarare Silla nemico pubblico, nonostante Silla stesse in Grecia a vincere guerre su guerre, cioè battaglie su battaglie, e poi a quel punto diventa anche lui console insieme a Cinna. Ma un mese dopo essere stato eletto muore nell'86 avanti Cristo, a 71 anni. A un certo anni. Punto l'età si fa sentire, diciamo, eh. Quindi per qualche anno, i 3 successivi, diciamo, Cinna è fondamentalmente padrone di Roma. Si fa rieleggere ogni anno. Poi che succede? Che, come abbiamo visto, Silla vince, capisce che la situazione a Roma problematica e quindi si sta organizzando, no, per tornare a combattere. Quindi Cinna si organizza anche lui, Cinna e tutti i mariani, tutto il partito dei populares si organizzano per contrastarlo, ma Cinna viene ucciso dagli stessi legionari. Insomma, l'ambientino non era affatto semplice. No, diciamo. non era proprio il massimo. Infatti che succede? Che a quel punto, saputo della morte di Cinna, Silla si prepara e parte da Durazzo con, si dice, 120.000 navi, mi sembra un numero un po' esagerato, sì, ma numeri, insomma, sì, siamo sempre cauti, però... Però nella primavera dell'83 avanti Cristo arriva a Brindisi e nei 2 anni successivi sconfigge varie volte l'esercito dei populares, che possiamo chiamare mariani, grazie all'aiuto di un giovane che ci tornerà utile, ovvero Gneo Pompeo, il figlio, no, di quello Strabone di cui abbiamo già parlato, che gli arruola, appena arrivato in Italia, altre 3 legioni con cui può combattere i nemici. Ma la battaglia finale sarà quella di Porta Collina nell'82 avanti Cristo, dove grazie all'aiuto di un altro uomo che tornerà ai nostri racconti, Marco Licinio Crasso, che con la sua azione sull'ala destra riesce a ribaltare, insomma, la battaglia che Silla in realtà nell'ala sinistra stava perdendo, comunque grazie a questa vittoria schiaccia definitivamente il partito dei populares. Nel dicembre dell'82 avanti Cristo i comizi centuriati lo nominano dittatore a tempo indeterminato con una legge apposita che si chiama Lex Valeria de Sulla Dictatore. Con questa legge lui disponeva sostanzialmente di vita e di morte sul popolo e ne approfitta, ma un pochino. Scrive questa lista di proscrizione in cui dichiarava nemici di Roma tutti quegli oppositori che avevano contrastato la sua ascesa e anche quelli che facevano parte del loro entourage, no? Della loro famiglia. Ne uccise pochi, diciamo, tra lui e chi ovviamente poteva ucciderlo per legge a questo punto, 2600, i cui beni vengono venduti all'asta. Da questa mattanza si salva una persona, un giovane, a una 20 d'anni. Nipote in realtà di Silla, perché Silla è stato sposato in gioventù a Giulia anche lui, e grazie però all'azione della cugina Cornelia, la figlia di Silla e di suo marito che era un princeps senatus, scampa questo giovane Gaio Giulio Cesare, che doveva essere ucciso secondo Silla in quanto nipote di Mario e che, Svetonio ci dirà,
Attilla dirà a tutti che si sarebbero pentiti di averlo risparmiato perché era mille volte Mario. Di questo Gaio Giulio Cesare sentiremo parlare. Ne sentiremo assolutamente parlare. Andrà in rifugio a Tatooine? No, aspetta, quella era un'altra cosa. No, è un'altra cosa. Comunque, succede che poi per i tre anni successivi Silla è dittatore, risistema il mondo politico romano, per esempio aumenta il numero dei senatori, toglie potere ai tribuni della plebe, ridà tutto il potere giudiziario soltanto all'aristocrazia senatoria, cancellando quella legge, no, dei Gracchi, di Gaio Gracco, di cui abbiamo già parlato. Alla fine, nel 79 avanti Cristo, si ritira a vita privata, se ne va, insomma, a oziare in compagnia, pare, di attori, scrittori di tutti i tipi. L'anno dopo muore per cause naturali. Ci lascia però tre giovani di belle speranze, pronti a diventare molto di più di questo, mi sembra, no? Eh sì, saranno anni veramente intensi, succederà un sacco, veramente un sacco di roba. Infatti le prossime puntate saranno veramente straordinarie. No, diciamo che ecco, quest'ultima fase poi della vita, no, di Silla, in cui ovviamente lui poi di fatto diventa un tiranno che non si fa nessuna remore a proprio uccidere e comandare appunto l'assassinio veramente in maniera scientifica quasi di tutti gli oppositori politici. Insomma, è già un po' segno, se non avessimo già avuti abbastanza, ma insomma è già un segno di quanto la Repubblica Romana si sta veramente avviando verso la fine, perché insomma una cosa del genere, una legge sulla dittatura perpetua, non può non farci, come dire, un po' stonare, no? Non stona un po' con quello che abbiamo visto fino a poche puntate fa, no? Sulla dittatura, su come magari era stata interpretata. Penso a, insomma, ovviamente il nostro Cincinnato, no? Il nostro cavaliere, l'esempio più illustre, ma ovviamente anche altri dopo di lui che la usarono come uno strumento al servizio di Roma, ovviamente, insomma, chi più chi meno. Qui insomma, era comunque, diciamo, un'istituzione fatta appositamente per quello. Esatto, per servire, esatto, in momenti di necessità. Diciamo che l'ellenismo ha rovinato le tradizioni romane. Diciamolo, lo voglio dire con chiarezza. Oggi che stiamo registrando, a luglio 2020, Costantino, vuoi dirlo con grande chiarezza? Esatto, esatto. Va bene, va bene. Va bene, allora, direi che per oggi insomma è tutto. Mario e Silla sono sicuramente stati due personaggi incredibilmente straordinari, ci sono serviti da preludio, devo dire che è stato comunque un preludio molto gustoso, per quello che verrà, sarà un luglio veramente veramente intenso. Ma insomma, prima di salutarvi, non vi vogliamo lasciare senza qualcos'altro, no? Dove andare, qualcosa da vedere per un po' vivere questi momenti e questi personaggi. Allora, indubbiamente, se volete avere un punto di vista sui personaggi in sé, magari meno sugli accadimenti, ma più sui personaggi, è qui dobbiamo andare da Plutarco. Vite parallele, Pirro e Mario, Lisandro e Silla, sono le vite parallele che dovreste leggere, veramente belle. Quella su Mario poi in particolare, secondo me, è molto interessante. Lui ce ne dà un'immagine a tratti anche un po' contraddittoria, però insomma, che ne amplifica sicuramente i tratti. Poi, cosa ovviamente, andiamo forse da uno storico, no? Un po' più propriamente detto, Gaio Sallustio, la guerra di Giugurta, ovviamente per i fatti che riguardano un po' più la parte africana di quello che abbiamo, esatto, trattato. Per quanto riguarda anche la nascita probabilmente del dissapore tra queste due grandi, certo, figure, no? Si può dire. Certo. E in più invece vi diamo un'altra perla di intrattenimento, che è un romanzo storico che fa parte in realtà di una serie di romanzi storici dedicati all'antica Roma, di Colin McCullough, di cui peraltro, se ti ricordi, ci aveva parlato il buon Marco, no? Di Storia, certo, d'Italia, certo. I giorni del potere, parla proprio della vicenda di Mario e Silla. Bene, bene, potete assolutamente andare ad approfondire se volete un punto di vista anche un po' più romanzato. Va bene, allora io direi che per oggi è tutto, noi vi ringraziamo come al solito per averci seguito, ricordatevi di seguirci sulla nostra pagina Instagram, la pagina Facebook, il canale YouTube, il canale Telegram, dove piano piano mettiamo sempre qualcosina in più di fuori menu, come diciamo noi. E ovviamente, se vi è piaciuta la puntata, lasciateci magari un commento, vi riconoscete un po' più in Mario, un po' più in Silla, cosa vi è piaciuto di più di questo periodo, insomma sicuramente ce n'è da dire e da parlare. Lasciateci una recensione su Apple Podcast se vi è piaciuto diciamo la puntata, ma anche per sostenere il progetto in generale, le recensioni ci aiutano sempre molto.
Noi quindi direi che per oggi è veramente tutto. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.